Quindi tenetevi pronti anche a scrivere qualcosa, insomma, magari qualche domandina, ma giusto per chiedervi, giusto per tenere un po' viva l'attenzione, ok? E allora poi chiedo appunto a Davide, Davide, di darmi una mano con la chat perché purtroppo non la vedo adesso. Ok? Sì, ok. Ok, perfetto, Va bene, grazie. va bene. Ottimo. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di energia nucleare, nucleare da fissione, perché purtroppo la fusione nucleare ancora non esiste, ok? Come ha detto prima l'ingegnere Di Barbora, purtroppo non esisterà ancora per circa 30 anni, ma anche 50 anni. Quindi, per ora, la tecnologia nucleare che abbiamo a disposizione è il nucleare da fissione. Ora, appunto, vi volevo parlare di quelli che sono un po' i pro e i contro di questo tipo di energia. Allora, innanzitutto, cominciamo adesso con un po' di qual è il problema di fatto. Il problema, appunto, è il riscaldamento globale. Allora, nel corso del tempo, vediamo in questo grafico più piccolo, la temperatura media sulla Terra si è alzata. E questo è dovuto principalmente all'incremento della quantità di gas serra all'interno dell'atmosfera, in particolare dell'anidride carbonica. Allora, vediamo che cosa in questi due grafici, che l'aumento della temperatura è strettamente correlato all'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera. In particolare, qua vediamo l'aumento dell'anidride carbonica in atmosfera fino al 2020. Ovviamente, ci sono stati diversi incontri internazionali che hanno deciso di ridurre le emissioni di anidride carbonica, però questi non hanno prodotto ancora l'effetto desiderato. E quindi da cosa deriva questa anidride carbonica che noi mettiamo continuamente in atmosfera? Questo è un grafico bello complesso, ma voglio entrare solo in un dettaglio che è il numero, cioè il 73% delle emissioni di anidride carbonica. Queste qua sono appunto le emissioni di anidride carbonica per settore, il 73% circa deriva dalla produzione di energia. Ovviamente energia nell'industria, energia nei trasporti, energia per la costruzione degli edifici, però appunto principalmente dalla produzione di energia. E se andiamo a guardare, appunto ancora in questo grafico molto piccolo, il consumo di energia attuale, si vede che l'84% dell'energia viene dal bruciamento dei combustibili fossili. E quindi questo è di fatto il problema. Il problema appunto è che bruciamo petrolio, bruciamo carbone, bruciamo gas e quindi aumentiamo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Le sorgenti dette low carbon, cioè quelle che emettono poca anidride carbonica in atmosfera, costituiscono solamente il 15% della produzione di energia mondiale ad oggi. E questo è il grande problema. Il nucleare costituisce il 4,3%, quindi una fetta molto piccola, però dà un contributo molto importante. Se appunto non riusciamo a ridurre le nostre emissioni di anidride carbonica, uno dei problemi principali è quello che appunto potrebbe derivare dall'innalzamento della temperatura, è proprio la scarsità d'acqua. E questi già oggi sono dei paesi, quelli più rossi, sono dei paesi in cui l'acqua già scarseggia. E quindi cosa vogliamo fare oggi? Oggi quello che voglio fare io è dirvi quali sono i pro e i contro dell'energia nucleare. L'energia nucleare oggi è utilizzata, ad esempio, negli Stati Uniti, in Francia, in Russia, e poi nuovi reattori si stanno costruendo in Cina e in India. Però cominciamo appunto parlando del tema principale, ossia delle emissioni di anidride carbonica. Nel grafico di destra vediamo quali sono le emissioni di anidride carbonica delle diverse fonti di energia. Abbiamo il carbone, che è quella che ne emette di più, poi c'è il petrolio, poi c'è il gas naturale, che emettono tantissime. Poi ci sono le biomasse, e poi ci sono quelle fonti che producono poca anidride carbonica. La prima è l'idraulico, che quindi appunto vengono costruite delle dighe e il flusso d'acqua viene controllato e si ha appunto produzione di energia elettrica. Poi c'è il nucleare, che ha emissioni molto basse rispetto appunto ai combustibili fossili, e
poi il vento e il solare. C'è da dire che il solare c'ha questa, c'ha un, c'ha delle emissioni, perché appunto vengono, l'anidride carbonica viene emessa durante il processo di costruzione di pannelli solari. Ok, e quindi il pannello solare in sé, mentre produce energia, non produce alcuna anidride carbonica. Però in questo caso vengono tenute in conto le emissioni durante il processo di fabbricazione dei pannelli solari. Quindi il primo grande potenziale, dico io, dell'energia nucleare, e che potrà essere utilizzata come fonte alternativa per il futuro, è proprio la sua bassa emissione di anidride carbonica. Ora, cerchiamo di guardare ancora, cioè io quello che vi ho detto adesso è di guardare il grafico a destra, però c'è anche un grafico di sinistra, sempre un istogramma di sinistra, e il titolo recita What are the safest and cleanest sources of energy? Quali sono le forme di energia più sicure e più pulite? Quindi, come si misura la sicurezza di fatto con un numero molto brutto, secondo me, che è il numero di morti annuali per appunto per emissioni di energia, cioè per kilowattora di energia prodotto. E si vede come, ovviamente, ai primi posti ci sono le fonti di energia fossili, okay? Quindi il carbone, il petrolio, il gas naturale, e poi da ultime ci sono le fonti a bassa emissione di anidride carbonica. Questo perché? Perché appunto quando viene emessa anidride carbonica, questa viene messa in aria e quindi può alla lunga andare a interagire con il nostro sistema respiratorio e quindi causare malattie polmonari. E questa è, diciamo, una cosa che non è direttamente visibile, ma solamente con emissioni continuate allora si verificano i decessi. Mentre invece, per quanto riguarda l'energia nucleare, il numero di morti è bassissimo. Questo valore tiene anche in conto dei decessi dovuti a Chernobyl e Fukushima, che sono stati due incidenti nucleari più tragici per la storia di questa fonte di energia, e nonostante questi decessi il nucleare risulta essere la fonte di energia più sicura. Questo perché? Perché appunto il nucleare utilizza una filosofia di difesa in profondità per la gestione dell'elemento radioattivo, cioè del combustibile nucleare. Difesa in profondità significa utilizzare diversi livelli di sicurezza, quindi utilizzare anche sistemi di raffreddamento ausiliario per poi andare a raffreddare meglio il combustibile nucleare. Di questo particolare tecnico vi parlerà appunto Davide Lo Iacono nella prossima presentazione. Comunque, quello che voglio dirvi qui è che le fonti di energia come l'idroelettrico, il nucleare, il vento e il solare sono sia le fonti più pulite, perché non emettono anidride carbonica, ma sono anche quelle più sicure. Ora, quanto sono veramente pulite queste fonti? Guardiamo questa mappa. Questa mappa l'ho presa da un sito che si chiama Electricity Map, che potete vederlo anche adesso, in che registra le emissioni di anidride carbonica istantanee, cioè ad oggi, cioè adesso, in questo momento, quali sono le emissioni di anidride carbonica. Io questa mappa l'ho presa una settimana fa, e in pratica vedete che l'intensità di carbonio è misurata in grammi di CO2 equivalenti su kilowattora prodotto, quindi per unità di energia prodotta quanto emetto. Grammi di CO2 equivalenti perché? Perché ci sono anche altri gas serra, e questi gas serra hanno un peso differente nell'introdurre questo effetto serra nel mondo, e quindi vengono tutti trasformati in CO2 tramite dei fattori di peso. Quindi i paesi ovviamente più verdi sono quelli che emettono di meno. Ovviamente vedete che la situazione in Europa non è così buona. Ovviamente di verdi ci sono ovviamente paesi come la Norvegia, come la Svezia, e la Francia, ad esempio. Ora però vi voglio chiedere questa cosa.
appunto che avevo detto che appunto, avrei utilizzato un po' la chat, e volevo chiedervi che cosa secondo voi rappresenta 250 milioni, questo numero che vedete qua in basso. Se c'è qualcuno che vuole anche dirlo, secondo lui cosa rappresenta, e se no potete scriverlo in chat. Davide, se potete dare un occhio alla chat e dirmi se... Certo, appena arrivano i commenti, ne è appena arrivato uno, quindi te lo leggo. Emissioni medie in Italia, popolazione. Ok. Oppure popolazione, questo è il secondo. Popolazione, ok. Ancora, facciamo ancora un minutino. Martina di chi è? Propone emissioni di carbonio. Ok. Tonnellate di CO2 annuali proposto da Tobia, mentre Martina corregge il tiro e dice emissione di carbonio nel nord Italia. Ok. Allora, grazie a tutti per aver partecipato a questo piccolo sondaggio. Allora, 250 milioni è un bellissimo numero, richiede qualche premessa, ok? L'energia nucleare è stata installata a partire dagli anni 60 e ad oggi è ancora attiva, ad esempio negli Stati Uniti, come ho detto prima, in Francia e in altri paesi, ad esempio la Svezia, poi la Cina, l'India e altri. E in tutto questo tempo l'energia nucleare ha contribuito a ridurre le emissioni di anidride carbonica per un valore tale, cioè per un valore corrispondente a quelle emesse da 250 milioni di macchine. E questo è il numero 250 milioni, che vuol dire che il nucleare dagli anni 60 ad oggi ha risparmiato di fatto le emissioni provenienti da 250 milioni di macchine. 250 milioni di macchine sono tante, 250 milioni di automobili. Fate conto che Milano, ad esempio, ha circa un milione di abitanti, quindi 250 città come Milano sono tante. Ok, e quindi questo per dirvi cosa? Che il nucleare è una fonte di energia indispensabile. E lo vediamo anche in un altro modo. Sempre dai dati dell'Electricity Map, vediamo la situazione di due paesi, la Francia e la Germania. Allora, vediamo che le emissioni di anidride carbonica sono diverse. Ad esempio, io ho preso il 21 aprile alle 5, dove di solito c'è il picco di richiesta energetica da parte della popolazione. La Francia ha 68 grammi, mentre la Germania ha 223 grammi. Però, appunto, da dove derivano questi 223 grammi della Germania? Perché, come vedete, la Germania ha installato il 64% delle sue energie dal rinnovabile. È appunto d'eolico e fotovoltaico. E queste emissioni derivano dal carbone, perché appunto la Germania c'è ancora in funzione degli impianti a carbone. Perché questo? Perché appunto dopo gli incidenti di Fukushima la Germania ha voluto uscire dal nucleare, però per uscire dal nucleare bisogna pagarlo questo prezzo, bisogna pagarlo perché l'energia nucleare bisogna avere un corrispondente, se si chiude un impianto bisogna riaprirne un altro per avere la stessa quantità di energia prodotta. E quindi questa chiusura degli impianti nucleari ha prodotto la riapertura degli impianti a carbone, ovviamente quindi una grossa emissione di anidride carbonica. Mentre invece la Francia appunto ha praticamente tutto il suo mix energetico che deriva dal nucleare, le emissioni che derivano semplicemente dagli impianti a gas, che appunto sono presenti anche nel nord Italia. Quindi qual è il concetto? Il concetto è che da queste due situazioni positive, ossia dal fatto che il nucleare sia sicuro che è pulito, deriva di fatto che un mix nucleare rinnovabile costituisce il connubio vincente per un mix energetico di un paese. Ora però vediamo bene nel dettaglio perché un mix nucleare più rinnovabili. Allora, questa figura che vediamo è l'andamento della potenza elettrica in Germania in un certo lasso di tempo, ok? E vediamo appunto in giallo, ad esempio, il solare e il rosso è il nucleare. La differenza principale è che le fonti rinnovabili non garantiscono una fissa quantità di energia nel tempo, fissa quantità di energia nel tempo, fissa quantità di potenza nel tempo. Ma appunto sono variabili.
E questo vedete appunto il solare viene acceso solamente di giorno, okay? Mentre invece altre fonti come l'eolico presenta delle oscillazioni e quindi appunto il nucleare invece è stabile per tutto il tempo. Quindi che vuol dire? Il connubio nucleare rinnovabili è essenziale perché appunto le fonti rinnovabili non sono totalmente affidabili, forniscono una potenza variabile nel tempo, mentre invece il nucleare fornisce una potenza stabile nel tempo. E quindi se si vuole accendere tutti i nostri device, se si vogliono accendere tutti i nostri device, se si vogliono ricaricare tutti i nostri telefoni, smartphone, piuttosto che accendere le televisioni, piuttosto che accendere le lavatrici a qualsiasi ora del giorno e della notte, l'importante è avere un'energia che sia stabile e affidabile nel tempo. Come misuriamo questa affidabilità? Utilizziamo un parametro che è il fattore di carico. Il fattore di carico è un rapporto, quindi una divisione, tra l'energia prodotta da un certo tipo di impianto, ad esempio il nucleare piuttosto che il solare, e diviso per la potenza nominale erogata dall'impianto stesso per il numero di ore annuali. E ci dice in pratica quanto noi utilizziamo durante l'anno, cioè per quanta percentuale dell'anno noi utilizziamo quella fonte di energia. Il nucleare è il primo in classifica con l'86,6%, che è un valore molto elevato, quindi è come se noi accendessimo gli impianti nucleari per quasi il 90% dell'anno, tenendoli accesi, e il solare invece ha un valore molto più basso che è dell'11,3%. Questo è dovuto a una caratteristica intrinseca delle rinnovabili che appunto è la loro variabilità, la loro oscillazione nel tempo. Quindi per questo dico che un mix fondamentale, che se si vuole avere energia pulita e sicura, è appunto l'utilizzo del nucleare e delle rinnovabili assieme. Ora passiamo a quelli che sono i lati negativi del nucleare. Ovviamente, come diceva anche prima l'ingegnere, i rifiuti radioattivi costituiscono uno dei problemi principali dell'energia nucleare. Se noi consideriamo un reattore di quelli che vengono utilizzati adesso e prendiamo il combustibile nucleare esausto sì, prendiamo il nostro combustibile nucleare esausto, questo c'ha una certa pericolosità. La pericolosità dei rifiuti radioattivi viene misurata con questa grandezza che si chiama radiotossicità, radiotoxicity in inglese. E in questo grafico vediamo che cosa? L'andamento della radiotossicità, quindi della pericolosità dei rifiuti radioattivi nel tempo, ovviamente presi da un impianto nucleare. Allora, questa è una pericolosità relativa. Relativa a cosa? All'uranio naturale. Quindi l'uranio naturale che troviamo nelle rocce, che troviamo dappertutto, in pratica troviamo anche nel mare, l'uranio naturale, ha una pericolosità che è 1, ok? Quindi di fatto l'uranio naturale è quello che appunto avviene spontaneamente in natura, quello che c'è spontaneamente in natura, e che quindi ha una pericolosità pari a 1, ok? Uscendo dall'impianto nucleare, il combustibile nucleare è quello rosso, rappresenta la pericolosità del combustibile nucleare appena uscito dal reattore, è rappresentata dalla linea rossa. Vedete che all'inizio è molto elevata, cioè 1000 volte rispetto alla radioattività naturale, e appunto poi decresce nel tempo. Decresce nel tempo e raggiunge la pericolosità 1, quindi di fatto è pericoloso come l'uranio naturale, dopo circa 250.000 anni, che effettivamente è un periodo enorme. Non saprei neanche, andando indietro nel tempo, non saprei cosa c'era 250.000 anni fa. Però appunto è possibile utilizzare delle tecniche per separare i vari elementi del combustibile esausto. Di questo ve ne parlerà molto bene Davide Orecchia tra poco, però appunto quello che vi volevo dire è che se noi riusciamo a separare le varie parti del combustibile e a riutilizzarle, possiamo ridurre di molto il tempo entro cui i rifiuti nucleari diventano pericolosi come l'uranio naturale, quindi di fatto non diventano pericolosi. Quindi, utilizzando le tecniche di separazione, riusciamo a ridurre questo tempo. Se prima separiamo l'uranio e il plutonio, allora otteniamo una miscela che
una miscela che la cui radioattività, la cui pericolosità dura fino a 10.000 anni. Mentre invece, se noi riusciamo a separare anche uranio e plutonio e gli atini minori, che sono prodotti transuranici, non so se avete visto la tabella periodica, comunque dopo l'uranio e il plutonio ci sono altri elementi che possono venire prodotti in reattore, arriviamo ai prodotti di fissione che hanno una vita, la cui radiotossicità, quindi la cui pericolosità, dura circa 250 anni. Ok, questa cosa si fa adesso, però su scala molto bassa, su scala di laboratorio. Perché? Perché è molto difficile fare questo secondo passaggio, cioè la trasmutazione degli attini di minori. Questo è appunto oggetto di studi attuali e sperabilmente di tecnologie di reattori nucleari future. Un altro grande contro per l'energia nucleare è il tempo di costruzione dell'impianto nucleare e del costo, e il suo costo. Diciamo che, allora, sull'istogramma di sinistra vediamo il tempo medio per la costruzione di un impianto di produzione di energia. Ad esempio, impianto idroelettrico ci si mette circa 120 mesi, okay, che corrispondono circa 10 anni per la sua costruzione. L'impianto nucleare ci si mette circa 90 mesi, che sono circa 9-8 anni per la sua costruzione, e poi via via si scende per un impianto di produzione termico, che può essere appunto un impianto a carbone piuttosto che un impianto a gas. Trans è un altro tipo di impianto, altri tipi di impianto, adesso questo non me lo ricordo esattamente, però appunto per gli impianti solari e a vento ovviamente ci si mette molto poco, perché la tecnologia è molto standardizzata e molto facile da costruire. Ovviamente però non è questo il grande contro del nucleare, perché appunto per costruire un impianto sicuro, affidabile, ovviamente ci vuole il suo tempo. Il vero contro è appunto questi due dati, che sono uno in blu scuro e uno in grigio, cioè quello in blu scuro è Project with Overrun, cioè progetti con ritardo, quindi il ritardo dei progetti, e poi Average Cost Escalation, cioè l'aumento dei costi legati al ritardo nei progetti. Questo è il grande contro del nucleare, perché appunto qua siamo al primo posto. Perché appunto per costruire un impianto ci vuole tanto tempo, però appunto ci possono essere dei ritardi nella sua costruzione, già i costi di base sono molto elevati e questo è, diciamo, non è troppo bello, perché appunto si vorrebbe costruire un impianto nei tempi giusti, con le caratteristiche giuste, ma questo non è molto spesso possibile, soprattutto nel settore nucleare. Certo è che appunto anche gli altri settori ci sono dei progetti che hanno, ci sono stati dei progetti passati che hanno subito dei ritardi e anche dei costi in più riguardevoli. Questo è uno dei contro principali. Ovviamente però il prezzo dell'energia si mantiene competitivo, sia con il nucleare che con tutte le altre fonti di energia, si mantiene grosso modo competitivo. Non ho voluto mettere questa slide sui costi perché appunto deve essere un pochino più pesante. Ovviamente quindi il nucleare è una tecnologia complessa e rischiosa che richiede molto tempo per la sua costruzione. Un altro grande contro del nucleare è la proliferazione nucleare, ovviamente. Questo perché? Perché la stessa tecnologia che viene utilizzata per la produzione di energia può essere utilizzata anche per la produzione di ordigni atomici. Questo grafico rappresenta il numero delle testate nucleari nei diversi paesi nel tempo. Vediamo che ci sono solamente due grossi competitors, due grossi paesi che appunto hanno avuto un gran numero di testate nucleari, che sono gli Stati Uniti e la Russia. Ovviamente alla fine ovviamente questo periodo fino al 1990, si ha la guerra fredda. E quindi la rincorsa agli armamenti. Mentre invece dalla fine della guerra fredda in poi, progressivamente con l'utilizzo di trattati, con l'utilizzo di grosse tecniche diplomatiche, si è progressivamente diminuito il numero di testate nucleari in questi paesi. Quindi
Qual è il concetto? Il concetto è che si sta lavorando molto con trattati, ovviamente procedure molto lunghe, per ridurre questi arsenali nucleari. Ok, allora, dunque, abbiamo fatto un po' una carrellata di pro e contro, ok? Quindi ricapitoliamoli un attimo. Abbiamo detto che l'energia nucleare è un'energia pulita perché ha basse emissioni di anidride carbonica, energia sicura perché il numero di morti annuali è molto basso, tenendo conto sia degli incidenti di Chernobyl e Fukushima, oppure, guardiamolo in un altro modo, il numero di morti annuali causati dalle emissioni di anidride carbonica è molto più elevato rispetto a quello del nucleare, anche se più insidioso. Abbiamo detto poi che il connubio rinnovabili nucleari dovrebbe essere il mix del futuro, perché appunto sia energia pulita che oscilla, sia energia pulita costante nel tempo e quindi affidabile. E poi ci sono ovviamente i contro. I rifiuti radioattivi sono difficili da gestire, e quindi questo ve ne parlerà molto bene Davide Orecchia nella prossima, tra due presentazioni. E poi ci sono ovviamente i tempi e i costi. Purtroppo i costi del nucleare sono effettivamente molto alti, ma il costo dell'energia si mantiene competitivo. Ovviamente è una tecnologia molto avanzata che ovviamente necessita di tempi appropriati per la sua realizzazione. Ovviamente l'ultimo tema è quello della proliferazione nucleare, che quindi appunto in teoria potrebbe generare qualche perplessità tra i vari enti, organi che appunto devono gestire il nucleare nel mondo, ma si sta cercando di raggiungere un accordo, progressivamente degli accordi per ridurre il numero di testate nucleari attualmente presenti nel mondo. Quindi ci chiediamo appunto domani come sarà. Allora, sono stati fatti diversi studi per capire quali possono essere degli scenari futuri riguardanti appunto l'emissione di anidride carbonica e l'aumento della temperatura nel mondo. Come vediamo qui, sono stati presi in considerazione diversi scenari, ad esempio quelli in cui non ci sono politiche legate al clima, quindi si avrà un aumento di temperatura pari a 4 gradi, quindi più 4 gradi. E poi ci sono state delle altre politiche, altri scenari, che studiano come raggiungere un aumento di temperatura di 2,8 gradi piuttosto che 3,2 gradi, andando a ridurre progressivamente l'emissione di anidride carbonica nel tempo. Due di questi sono cioè quelli che sono stati decisi più recentemente nella Convenzione di Parigi, non mi ricordo di che anno però, sono quelli legati a un aumento di temperatura di 2 gradi centigradi oppure di 1,5 gradi centigradi. Esiste un organismo, come vedete appunto in questi due scenari, quindi quelli in cui la temperatura aumenta di uno, un grado e mezzo oppure di due, le emissioni di anidride carbonica devono ridursi pesantemente nei prossimi anni. E come lo possiamo fare? C'è un organismo che si chiama IPCC, cioè l'Intergovernmental Panel on Climate Change, quindi diciamo un organismo che gestisce il cambiamento climatico, di fatto, che deve mettere d'accordo tutti gli stati per attuare delle politiche per ridurre l'emissione dell'anidride carbonica, ci dice questo, che per raggiungere un aumento della temperatura di solamente un grado e mezzo, saranno necessari dei forti investimenti sia nel rinnovabile che nel nucleare. Nel 2030 le rinnovabili avranno un aumento del 60% rispetto al 2015, perché questo rapporto è uscito nel 2015, e il nucleare dovrà avere un aumento anche del 60%, dell'80%, del 98%, del 106%, in uno di questi quattro scenari. Quindi P1, P2, P3, P4 rappresentano degli scenari ipotetici per raggiungere un aumento della temperatura di un grado e mezzo, riducendo l'emissione di anidride carbonica. In tutti questi scenari previsti da questo pannello, da questo consorzio per la regolazione del cambiamento climatico, il nucleare presenta un sostanziale aumento degli investimenti e un aumento quindi degli impianti di produzione di energia. Questo perché? Per di fatto ridurre l'aumento della temperatura globale causata dall'aumento della CO2. Quindi io vi ringrazio molto di questo tempo. E,
Quindi lascio la parola sicuramente a Davide Lo Iacono, che adesso vi spiegherà un attimino come funziona l'impianto nucleare, e poi a Davide Orecchia, che vi spiegherà appunto come vengono gestiti oggi i rifiuti radioattivi. Sì. Grazie Alessandro, va benissimo. I ragazzi quando possono eventualmente fare le domande, le fanno dopo anche loro? Io proporrei di farle subito, anche perché vedo che ne è arrivata già una, così Alessandro dà risposta immediata. Facciamo una Bene, piccola allora pausa. gestitevi voi, perfetto. Alessandro, riesce a leggere la Sì, chat? Gentilmente, adesso ciao. vengo. Allora, Riccardo Masseni chiede, quindi secondo voi la scelta fatta dalla Francia è più ragionevole rispetto a quella fatta dall'Italia, ad esempio? Allora, grazie Riccardo per la domanda. Ovviamente noi ne siamo nucleari, quindi io ti direi subito di sì, assolutamente, perché la Francia ha investito nell'energia nucleare dall'inizio degli anni 70, quando c'è stata la guerra del Kippur. La guerra del Kippur è stato un evento storico per cui il prezzo del petrolio è salito tantissimo in quegli anni lì. E quindi la Francia ha detto, va bene, ok, visto che voglio raggiungere un'indipendenza energetica, voglio investire in una fonte di energia che mi svincoli dal petrolio. E questa fonte di energia è stata il nucleare. Però la Francia ha fatto una scelta molto ragionevole perché ha scelto all'inizio un design di impianto, quindi solo un tipo di impianto, e poi ha preso lo stesso impianto e ne ha fatti tanti di fatto. L'Italia cosa ha fatto invece? L'Italia, anche lei ha investito nel nucleare, abbiamo avuto quattro impianti nucleari che hanno prodotto energia dagli anni 60 fino ad oggi. Erano di diverso tipo, poi purtroppo ci sono stati diversi scenari politici per cui l'Italia non è veramente esplosa con il nucleare. E di fatto con il referendum di Chernobyl l'epoca nucleare italiana è purtroppo finita per quanto riguarda la produzione di energia. Però invece l'ingegnere nucleare c'ha un sacco di altre applicazioni. Ed è per questo che il corso di ingegneria nucleare esiste ancora oggi e ci sono diversi ingegneri nucleari che si laureano ogni anno. Non so se ho risposto alla tua domanda, se volevi qualcosa di più specifico, fammi scriverlo pure in chat oppure se vuoi replicare anche qua, sono a disposizione. No, no, grazie, hai risposto perfettamente. Ottimo, grande Riccardo. Grazie della domanda. Bene, penso che si possa passare. Ah no, c'è un nostro collega. Ok, Claudio Guastella, grazie mille per la domanda. Allora, qual è il tempo di vita di un impianto? Claudio, sì. Allora, ok. Il tempo di vita di un impianto si gira intorno ai 30 anni, 35, ok? Perché ci sono il problema principale è legato all'irraggiamento, cioè all'interno di un reattore nucleare il combustibile, ma anche tutti i componenti vengono irraggiati, e questo contribuisce a un deterioramento progressivo delle loro capacità di costruzione, piuttosto che di reggere gli sforzi, piuttosto che di diverse cose. Però appunto se questi standard, quindi il 30 anni, sono stati presi in maniera molto conservativa, cioè visto che purtroppo non si sa molto bene come vengono questi fenomeni di irraggiamento, si prende una data, ovviamente la più breve possibile, per garantire la sicurezza degli impianti. Se però appunto un impianto dopo 35 anni dimostra di avere ancora le capacità di produrre energia in modo efficace e di garantire la sicurezza di questi componenti, allora la licenza per appunto produrre energia può essere estesa. Ed è quello che sta succedendo adesso, ad esempio, in tutti gli impianti francesi che stanno protraendo il loro fine vita fino più o meno al 2047. Sì, grazie. Non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma credo che sia interesse degli stati, almeno dal punto di vista economico, farli durare il più possibile questi impianti. Allora sorgono sempre anche un po' di timori sul fatto che effettivamente
non sia magari il caso effettivamente di pensionare certi impianti anziché farli funzionare ancora per anni. Oltretutto pensavo ai costi enormi, immagino che abbia lo smaltimento del materiale di demolizione, diciamo, proveniente da impianti del genere. Ma io, a parte questo, volevo sapere semmai se attualmente sono previste centrali che sfruttano, per esempio, anziché il materiale fissile, immagino che sia uranio 235, non lo so quanto sia, che materiali siano, o plutonio per reattori veloci, non ho idea, ma se ci sono altri materiali che possono essere fatti funzionare come appunto materiali fissili per centrali di nuova generazione più sicure e magari anche in qualche modo sì, che possiamo immaginare per il futuro. Anche questo è un dato che potrebbe essere una domanda, non so, non intendo granché. Sì. Ok, allora diciamo che è molto, anzi molto articolata, grazie mille. Allora, sicuramente è vero, ci sono i costi del decommissioning nucleare e quello che si sta facendo adesso nell'ambito di, praticamente ci vengono sviluppati dei report annuali sulla gestione degli impianti nucleari. Quello che si sta facendo adesso è anche includere questi costi nel decommissioning nucleare, si è scoperto che appunto i costi rimangono abbastanza competitivi lo stesso, ok? E la questione legata appunto al far andare avanti gli impianti oppure no è che gli impianti comunque soddisfano gli standard di sicurezza necessari, assolutamente, altrimenti cioè, ci sono diversi organi che si preoccupano di chiudere questi impianti. Ad esempio, domani verrà chiuso un impianto a New York perché appunto ha raggiunto i limiti lavorativi, ma non solo, ma anche ci sono state delle pressioni dal punto di vista dell'entourage locale, associazioni ambientaliste piuttosto che altro. E quindi appunto vengono regolati le chiusure in maniera molto, molto efficace. E poi la questione del combustibile per reattori di nuova generazione. Sì, si stanno sviluppando dei reattori di nuova generazione che vadano a bruciare combustibile esausto. Ad esempio, tra pochi anni dovrebbe partire un progetto per un nuovo reattore in Belgio, che funzionerà appunto a combustibile esausto, che dovrà bruciare appunto rifiuti radioattivi. Questo progetto è sulla carta ovviamente, però ci sono diversi step per renderlo molto sicuro e per validarlo al meglio. Quindi sono dei processi prima di design, quindi di progettazione, ma poi non solo, questo design deve essere accettato dall'ente regolatore di quel paese che soddisfa standard molto elevati. E quindi ci vuole il suo tempo. Grazie. Prego. Grazie. Poi vedo un sacco di domande. No. Ok, allora, in Francia, se non sbaglio, stanno decidendo ora se rimanere con il nucleare o no. Allora, è vero, c'è tanta pressione da parte dell'opinione pubblica sui reattori nucleari francesi. In realtà la scelta migliore per la Francia sarebbe estendere il più possibile le licenze per lo sfruttamento dell'energia da fonte nucleare, anche perché qual è la soluzione attuale? La soluzione attuale sarebbe passare nuovamente ad impianti a gas piuttosto che impianti a carbone, quindi aumentare ancora di più le emissioni. Perché è vero che l'energia rinnovabile c'è, esiste, ma non è ancora sviluppata a un livello tale da garantire la stessa potenza di un impianto nucleare piuttosto che di un impianto a carbone. E quindi l'idea è quella appunto di rimanere nel nucleare. Poi, quali sono i principali sbocchi lavorativi per un laureato in ingegneria nucleare ad oggi in Italia? Ci sono altri ambiti oltre alla produzione energetica in cui è usata questa tecnologia.
Allora, se ti va, Andrea, la teniamo per ultima questa domanda, che così lascio parlare anche gli altri due relatori di oggi. Comunque, grande domanda, grande interesse. Vediamo se abbiamo tempo alla fine per rispondere a questa domanda. Alessandro, vuoi aspettare un altro minuto per vedere se arriva 30 secondi per vedere se arriva un'altra domanda o inizio retto? Guarda, secondo me conviene andare avanti, anche perché cioè, comunque le cose da dire ce le abbiamo, quindi... Dici gli argomenti non ci mancano, vabbè. Esatto. Direi che puoi andare, sicuramente. Puoi iniziare, dico. Sì, no, sì, ok. Sì. Stavo nel frattempo cercando di condividere lo schermo. Sì. Dovreste vederlo, datemi un rapido feedback. Sì. Ok, sì, modalità vede. Presentazione, giusto? Sì. Ok, la presentazione, allora, solo... Fai una cosa, solo clicca nascondi nella barra. Ok, perfetto. Così, perfetto. Allora, quando abbiamo iniziato a pensare all'organizzazione di questi nostri interventi, siccome sapevamo che grosso modo ci sarebbe stata una grossa fetta di studenti, il liceo scientifico appunto, abbiamo pensato fosse necessario comunque dedicare almeno una minima fetta a quella che era la fisica dietro quello che è tutto il nucleare, quindi dalla produzione di energia alle le diverse tecnologie su cui appunto il nucleare si basa. Proprio perché magari qualcuno di voi prima o poi vorrà diventare un ingegnere nucleare, un fisico nucleare, quindi dare una visione d'insieme di un po' tutta la fisica dietro il nucleare, ci sottolineo fortemente il più o meno perché sarà una rapida carrellata, era appunto importante da fare. Iniziamo da quello che in realtà conoscete già. Sapete che la materia è basata sull'atomo. L'atomo quindi ha un nucleo centrale con degli elettroni che ruotano vorticosamente, secondo perlomeno uno dei primi modelli, intorno al nucleo stesso. Andando a considerare quelle che sono le dimensioni medie dell'atomo, abbiamo questo 10 alla meno 10 metri. Mentre se volessimo misurare solo la dimensione media del nucleo, vediamo che il nucleo è nettamente più piccolo rispetto alla dimensione media di un atomo, raggiungendo quelle che sono le dimensioni di 10 alla meno 14 metri. Facendo un rapido paragone, se prendessimo la cupola di San Pietro, quindi che ha un diametro di 43 metri, come dimensione media dell'atomo, quella che sarebbe la dimensione del nucleo sarebbe intorno a paragonabile alla dimensione di un granello di pepe. Così potete avere un paragone diretto e tangibile con quelle che sono le dimensioni che abbiamo in conto. Quindi considerando che tra nucleo ed elettrone essenzialmente non c'è materia, la materia è composta da un 99,9% da vuoto. La domanda sorge spontanea. Non so se ci avevate mai pensato, essendo la materia composta da vuoto, cos'è che noi percepiamo? Ogni qualvolta tocchiamo qualcosa, guardiamo gli oggetti, insomma, interagiamo con l'ambiente, abbiamo un'esperienza tangibile appunto della materia stessa. Quello che noi percepiamo in natura non è essenzialmente la materia, ma le interazioni che nascono dalle forze presenti in natura. Quindi noi non riusciamo a percepire, ad attraversare un tavolo semplicemente per il fatto che gli elettroni della mia mano repellono quelli che sono gli elettroni del tavolo stesso. Ritorniamo rapidamente a quello che è il concetto di nucleo. Abbiamo che, lo sapete già, ma come si suol dire ripetita iuvant, il nucleo è composto da due particelle. Particelle cariche, positivamente protoni, e particelle neutre. Non so se i programmi didattici sono cambiati, ma quando io ero al mio liceo scientifico, non si trattava di fisica nucleare. Quindi me, come giovane studente del liceo scientifico, sono uscito dal liceo scientifico con questo profondo dubbio. Sapendo che particelle cariche si repellono a causa della forza elettromagnetica, essenzialmente la forza di Coulomb, che voi conoscete, e sapendo che le particelle neutre, per quello che avete studiato, non hanno nessun effetto di collante, come fa un nucleo che è costituito solo da protoni e neutroni a non esplodere, visto che l'unica forza presente è appunto una forza che tende a repellere le particelle? Prendendo quelli che sono i sacri tomi di fisica nucleare e andando a studiare un po' quello che è il modello standard, si potrebbe capire che in natura ci sono quattro forze fondamentali.
la forza elettromagnetica, che è quella che appunto repelle le nostre particelle, i nostri protoni, la forza gravitazionale, che è la forza che gestisce appunto le masse, ma considerando il nucleo come una massa irrisoria possiamo trascurare questa forza, e poi altre due forze fondamentali. Una forza nucleare forte e una forza nucleare debole. Appare intuitivo immaginare che sia la forza nucleare forte, chiamata appunto forte proprio perché è maggiore rispetto alla forza elettromagnetica, ad avere la possibilità di tenere uniti come un collante quelle che sono le diverse particelle all'interno del nucleo. Sappiamo che c'è la forza nucleare forte, la domanda successiva conseguente è: essendoci un'energia di legame all'interno del nucleo, possiamo aspettarci di poter inserire all'interno del nostro nucleo un numero infinito di particelle? Rappresentazione grafica molto rapida. La risposta è essenzialmente no. Ci aspettiamo che a un certo punto ci sia così tanta materia concentrata in un così piccolo spazio da costituire un sistema che diventa instabile. E da queste considerazioni, e da considerazioni di fisica nucleare, nasce quello che è il concetto di radioattività. Un concetto che appunto esprime che in natura esistono dei nuclei che non sono stabili e quindi per tornare nella loro condizione di stabilità subiscono dei processi di decadimento radioattivo. Davide Orecchia poi vi dirà qualcosa in più rispetto ai decadimenti radioattivi. Come poi in chimica esiste la tavola degli elementi, anche noi nucleari un po' invidiosi dei chimici abbiamo detto ci facciamo una nostra tavola che chiamiamo tavola dei nuclidi. Nuclidi chiameremo d'ora in poi tutti quelli che sono i nuclei dei diversi atomi, ecco. Quindi ci mettiamo sull'asse delle ascisse il numero di neutroni, sull'asse delle ordinate il numero di protoni, e in questo modo riusciamo a definire in maniera univoca tutti i possibili nuclei. Infatti, se andiamo a ingrandire, questa tavola non è altro che una tavola costituita da diversi quadrati, lasciatemi passare questo termine, ogni quadrato rappresenta un nucleo possibilmente presente in natura. Cosa c'è da sottolineare in questo grafico? E che, come potete vedere, ci sono colori di tipo diverso. Il colore nero su questa curva rappresenta quelli che sono i nuclei stabili all'interno della natura, mentre tutti gli altri colori rappresentano nuclei che sono presenti in natura ma che risultano instabili per quanto detto precedentemente e che quindi tenderanno a decadere nel tempo. Ci sono riportati un po' di numeri all'interno di questa tavola dei nuclidi che essenzialmente ci descrive in maniera completa quello che è ogni singolo nucleo. Naturalmente, se consideriamo quella che è una linea orizzontale, stiamo considerando nuclei con lo stesso numero di protoni, quindi quello che in chimica chiamate lo stesso elemento, ma che si differenzia perché hanno un numero di neutroni diversi e che quindi vengono definiti generalmente isotopi. Gli isotopi, per chi studia fisica nucleare o ingegneria nucleare, sono molto importanti perché appunto scegliendo l'isotopo un isotopo rispetto a un altro riusciamo a utilizzare proprietà diverse del materiale, proprio perché alcuni decadono e altri invece sono stabili. Un'altra cosa da tenere in conto quando si parla di fisica nucleare è quello che viene chiamato difetto di massa. Per capirlo facciamo un rapido esperimento mentale. Prendiamo una bilancia a bracci, su un piatto ci mettiamo delle particelle che non rappresentano un nucleo, particelle singole, sull'altro braccio invece andiamo a porre un atomo che è costituito con lo stesso numero di particelle del primo braccio. Visto che il numero di particelle è essenzialmente uguale, ci aspetteremmo che una volta effettuata la misurazione del peso, i bracci non cambino posizione, perché appunto stessa materia, ci aspettiamo che il peso sia uguale. Quello che succede invece in fisica, scusate, quello che succede in fisica in realtà è che il nucleo legato risulta essere più pesante rispetto alle singole particelle. Perché questo? Ora vi svelerò uno dei segreti che probabilmente già conoscete, ma a cui non avete mai pensato, perché come in realtà già conoscete appunto grazie alla relatività generale di Einstein, energia e massa rappresentano la stessa cosa. Nel momento in cui noi uniamo delle singole particelle per formare un nucleo, parte della loro massa si converte in energia.
che è la stessa energia che a noi serve per tenere legato il nucleo. Quindi parte della massa viene convertita in energia, e quella che è la massa persa farà in modo che il nostro atomo legato risulti più leggero rispetto alle singole particelle. Quindi, riprendendo l'energia che deriva dalla forza nucleare all'interno del sistema, cerchiamo di capire come si sviluppa all'interno dei diversi nuclei l'energia che tiene appunto legate le particelle. Per fare questo andremo a considerare l'energia media per ogni particella all'interno del nucleo rispetto a quello che è il numero medio di particelle all'interno dello stesso nucleo. Quindi essenzialmente partiamo da una singola particella, ci aggiungiamo diverse particelle e vediamo come l'energia media all'interno del sistema cambia. La prima parte del grafico ha questo andamento crescente, un andamento che ci dice, ah bene, aggiungiamo particelle perché tanto l'energia all'interno del sistema inizia ad aumentare fino a un valore massimo. Il valore massimo è dato dal ferro, l'iron, 56, dove 56 appunto indica il numero di particelle all'interno del ferro stesso. Andando avanti, invece, vediamo che questa energia di legame inizia a diminuire. Cosa possiamo concludere da questa rappresentazione? Che il ferro 56 rappresenta il nucleo che è più saldamente legato, mentre andando a numeri di particelle maggiori questa energia di legame va a diminuire, e ugualmente lo stesso trend andando a numeri di particelle minori. Cosa vuol dire? Vuol dire che essenzialmente, se noi partiamo da un nucleo pesante, molto pesante, e proviamo a dividerlo in qualche modo, ad esempio creando due frammenti che si avvicinino a quello che è il ferro 56, stiamo creando due configurazioni che risulteranno più stabili, e quindi parte dell'energia verrà rilasciata all'interno, verrà rilasciata all'esterno. In maniera questa è appunto la fissione, quella che viene chiamata fissione nucleare. Partiamo da un nucleo pesante, lo dividiamo ed è ottenendo configurazioni più stabili rilascio di energia. In maniera uguale possiamo fare il contrario, partiamo da dei nuclei molto leggeri, proviamo a unirli cercando di raggiungere in qualche modo quella che è la configurazione più stabili, e in maniera uguale otterremo, se mai riusciamo ad ottenere questo processo, otterremo un rilascio di energia. E questo è quello che avete già sentito nominare nelle presentazioni precedenti, quello che chiamiamo appunto fissione nucleare. Come funziona la fissione nucleare e come un ingegnere nucleare medio può decidere di utilizzarla per avere dei vantaggi? Abbiamo un sistema dove abbiamo diversi nuclei abbastanza pesanti, vedete che sono massivi, possiamo decidere di lanciarci contro una particella. L'idea più intelligente potrebbe essere: cerchiamo di trovare una particella che sia neutra, quindi un neutrone, perché così non risentirà di quella che è la forza repulsiva dei neutroni e riuscirà ad arrivare proprio, o degli elettroni ad esempio, riuscirà ad arrivare dritta in fondo al nucleo. Se riusciamo a fare questo, stiamo essenzialmente fornendo dell'energia all'interno del nucleo, e questo, se è sufficientemente stabile, potrà scindersi, potrà fissionare e rilasciare energia, e quando questo processo avviene si ha il rilascio anche di altri neutroni del numero 2 o 3, se consideriamo il caso specifico dell'uranio 235. L'ingegnere nucleare, che è sufficientemente furbo, ci mette poco per capire che se per ogni reazione in cui io essenzialmente ho sprecato un neutrone ne riesco ad ottenere due, ottenendo della produzione di energia, posso pensare di utilizzare i neutroni prodotti per eccitare altri nuclei e così via, creare una reazione a catena. Qual è il problema? Se ogni reazione mi dà un numero maggiore di 1 di neutroni, capiamo facilmente che la reazione diverge molto rapidamente. Sempre più nuclei verranno rilasciati, sempre più energia verrà rilasciata, e andiamo ad avere un rilascio di energia incontrollato, che è quello che succede essenzialmente negli ordigni nucleari. Noi che il nucleare vogliamo utilizzarlo per scopi civili e scopi di produzione di energia, non vogliamo che la reazione diverga, quindi dobbiamo trovare un modo per rubare qualche neutrone. Come lo facciamo? Utilizzando ad esempio altri materiali che assorbono neutroni e che non vanno incontro al processo di fissione, quindi non produrranno ulteriori neutroni. Prima di andare avanti e capire come funziona più o meno un reattore nucleare, era giusto darvi un'idea media di quella che è l'energia rilasciata da una
reazione nucleare. Vi ho portato due delle reazioni chimiche più comuni, quindi la combustione del carbonio e la combustione del metano, e sotto la colonna energia liberata riuscite a vedere che il Q value, quindi l'energia liberata misurata in electron volt, per la prima reazione è di 3,6 electron volt, mentre per la seconda è di circa 9,22 electron volt. Se invece consideriamo una reazione nucleare, che è quella che vi ho appena descritto, quindi un nucleo abbastanza pesante che viene eccitato dal neutrone, con la produzione di due frammenti, altri neutroni e di energia rilasciata, in questo caso una singola reazione nucleare essenzialmente emette 10 alla 6 volte più, in media, l'energia rilasciata da quella che è un'energia, da una reazione chimica. E lo potete vedere dal numero di zeri che ci sono in più rispetto nel caso nucleare rispetto al caso delle reazioni chimiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uranio di base, rispetto ad altri fenomeni di liberazione dell'energia, ha una densità energetica al suo interno molto maggiore rispetto ad altre tecnologie. E sulla destra vedete questo rapido confronto dove c'è una simpatica mano, se vuol dire, che tiene in mano un pellet, quindi l'elemento unitario di combustibile all'interno di un reattore nucleare, è, che viene comparato all'equivalente di energia che servirebbe per all'equivalente di energia se utilizzassimo altri materiali per produrre. Quindi 0,005 kg di uranio producono la stessa energia equivalente a 640 kg di legno, 400 kg di carbone, 350 di olio, 360 metri cubi di gas. Capite che per una popolazione come quella del mondo, molto affamata di energia, questa possibilità di ottenere un sacco di energia da così poco materiale fa particolarmente gola. Arrivati a questo punto abbiamo un po' tutti i concetti. Abbiamo capito che riusciamo a liberare un sacco di energia dalle reazioni di fissione nucleare, abbiamo capito che in qualche modo riusciamo a controllare le reazioni nucleari affinché non divergano, cerchiamo di capire come funziona una centrale, un impianto nucleare. Un impianto nucleare funziona non altro come tutti gli altri impianti di produzione di energia, se non fosse che utilizza reazioni nucleari. Quindi abbiamo un sistema per la produzione di calore, il nostro sistema è un sistema che utilizza fissioni nucleari, quelle che qui trovate come barre di controllo rappresentano quel famoso materiale capace di rubare neutroni e quindi di controllare la reazione di fissione nucleare a catena. E poi essenzialmente il calore prodotto viene utilizzato per riscaldare dell'acqua, produrre del vapore, far girare le turbine e così via, proprio come in tutti gli altri impianti nucleari. Qui vi ho riportato rapidamente com'è lo schema di un reattore nucleare. È questo cilindroide, lasciatemelo passare così, in cui entra del fluido refrigerante che serve per essere riscaldato ed essere trasportato per poi produrre nuovamente energia, e essenzialmente poi ci sono quelle che sono le barre di combustibile, le barre di controllo che ho già citato e così via. Ve l'ho riportato giusto per farvi incuriosire rispetto a quella che è la complessità all'interno del reattore dove avviene le reazioni fissione vera e propria. Non entrerò nei dettagli perché ci sarebbe un sacco di cui parlare. Appunto, questo è quello che è rappresentato dal cerchietto che trovato nello schema principale. Un'altra cosa che ci tengo a precisare è che il circuito indicato come circuito rosso, dove sta scorrendo del fluido che chiamiamo termovettore, è un circuito che è chiuso su se stesso. Quindi il reattore che effettivamente durante la produzione di energia produce anche del materiale radioattivo, perché materiali tendono appunto, a seguito della reazione di fissione, si ha la scissione di nuclei che producono altri nuclei che potrebbero essere radioattivi, il fatto che il circuito sia chiuso fa in modo che la radioattività sia confinata all'interno del singolo circuito. Mentre per produrre quello che poi è il vapore, si ha un secondo circuito che entra a contatto con il primo, ma solo esternamente, senza appunto fare in modo che ci sia rilascio di radioattività, e in questo modo riusciamo in qualche modo, in questo tipo di reattore, a controllare il fatto che non ci sia
rilascio di radioattività nell'ambiente. Una menzione di nota va anche al contenitore del nocciolo, ve l'ho voluto indicare giusto perché ci sono un sacco di video divertenti su YouTube che mostrano quanti questi contenitori del nocciolo siano possenti. Sono in grado infatti di sopportare attacchi missilistici, terremoti e così via, e questi i video che troverete su YouTube, se mai vorrete cercarli, rappresentano appunto quelli che sono i crash test in cui vengono lanciati missili contro i contenitori del nocciolo e dimostrano in via visiva per voi, ma per chi li fa anche in via sperimentale, che questi reattori, questi contenitori, sono in grado di sopportare degli sforzi incredibili. E questo fa parte di quello che è tutta la macro branca della sicurezza nucleare. Vi ho riportato anche rapidamente un rapido schema di quello che è dei sistemi di controllo di sicurezza, e ve li ho voluti riportare perché questi rappresentano essenzialmente il controllo della temperatura e del raffreddamento del reattore stesso. Ed è fondamentale sottolineare come voi stessi potete notare il gran numero di sistemi di sicurezza che sono presenti, proprio perché, essendo la tecnologia nucleare potenzialmente pericolosa, l'idea è quella di costruire reattori che sono sicuri da progettazione e creare un sistema ridondante di sicurezza in modo tale che nel momento in cui uno dei sistemi non possa entrare in azione per qualche motivo, ci siano tutti gli altri. In questo modo la sicurezza è incrementata in maniera esponenziale, oserei dire. Un ultimo salto per quanto riguarda quella che sono i reattori nucleari del futuro, perché attualmente utilizziamo l'energia nucleare, ma la ricerca va avanti. Siamo nel 2020, andando verso il 2040-2050, 6 nuovi reattori sono stati proposti. Non entrerò nel vivo, vi dico solo che ci sono design innovativi che utilizzano metalli fusi, gas ad alta temperatura per aumentare l'efficienza e quindi diventare molto più produttivi dal punto di vista della produzione di elettricità. Ma quello che voglio sottolineare è le dimensioni di questi reattori. Vedete che la dimensione, vi ho circolettato quello che è un uomo medio, potete vedere qual è la dimensione media del reattore di queste nuova generazione, che è molto simile alle dimensioni dei vecchi reattori. Un'altra possibilità invece è quella che sta prendendo sempre più piede di utilizzare quelli che sono gli small modular reactors, dei reattori molto più piccoli, lo potete vedere in confronto con la personcina accanto. Perché l'idea di farli più piccoli? Perché potremmo pensare di creare delle batterie di questi reattori per avere la stessa potenza di un reattore grande, ma costituendo dei reattori molto più piccoli abbattiamo i costi, ma soprattutto diventiamo più esperti nel costruire questa tipologia di reattori, perché ne dobbiamo costruire tanti, e conseguentemente, come funziona sempre la curva di apprendimento costo della tecnologia, potenzialmente riusciremo anche ad abbassare quelli che sono i costi del nucleare. Per quanto riguarda sempre i reattori del futuro, una delle possibilità di utilizzare questi reattori del futuro è per consumare i rifiuti che abbiamo prodotto con le centrali precedenti, e vi ho voluto riportare qualche numero giusto per darvi l'idea di quali sono i volumi che produrremmo con questi reattori nucleari che si stanno iniziando a costruire, ma siamo ancora nella fase di studio totale. Quindi un reattore di una dimensione media, quindi con una potenza di 1000 megawatt, produrrà in un anno circa 5 metri cubi di rifiuto nucleare. Quindi 1000 reattori, arriveremo con una produzione di 100 anni di energia prossima ai 500.000 metri cubi, tenendo conto che ad oggi in realtà i reattori sono solo circa 407, con qualcuno che è attualmente in costruzione. Cosa vuol dire questo? Che 1000 reattori, quindi immaginiamo un fabbisogno energetico coperto del nucleare intorno al 20-25%, che lavoreranno per 100 anni, occuperà un terzo di quello che è il volume dal punto di vista appunto dei rifiuti, il volume del Colosseo. Questo per sottolinearvi il fatto che il nucleare, come ogni fonte di energia, produce rifiuti, ma dato il piccolo volume, e anche data la conoscenza che abbiamo rispetto a quella che è il controllo della radioattività, di cui vi parlerà in maniera un pochino più approfondita Davide, siamo in grado di contenere il problema, tra virgolette, dei rifiuti
risolvendo quella che è invece l'emissione di anidride carbonica con altre fonti di energia. Con questa io mi fermo, cioè terminato. Ho perso in realtà il tempo, quindi non so se sono andato lungo, sono andato breve, però ormai è andata, quindi così. Interrompo la condivisione se imparo come... Ok, e torno sulla chat. Su chiunque voglia parlare, insomma. Ci sono domande, ragazzi? Forse si riservano alla fine? Uguale, senza problemi. Ok. Sì, c'è anche da dire che molte delle cose di cui abbiamo parlato poi sono, cioè, si interpenetrano nelle diverse presentazioni, quindi può essere che qualche domanda poi venga dopo. Va bene. Allora penso che puoi passare, puoi partire. Va bene, allora spero di non aver nessun problema di connessione, che stamattina è un po' complicato. Non so se vedete che sono in una postazione un po' particolare. Allora. Vediamo. Ok. Vedete la presentazione? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, io vi parlerò un po' più approfonditamente del fenomeno della radioattività e di conseguenza approfondirò un pochino di più cosa sono i rifiuti nucleari e come vengono gestiti. Andrò molto veloce su queste cose iniziali, dato che già Davide ne ha parlato abbastanza approfonditamente. E come vi ha già detto appunto Davide, la fisica nucleare si occupa appunto del nucleo e di questi nuclei ce ne sono una quantità molto elevata, come si può vedere dalla carta di nuclidi, e molto elevati quanti? Sono più di 3300 in totale, di cui quelli neri, quelli stabili, sono 252. E la maggior parte quindi sono instabili, anche di quelli presenti in natura. Cosa vuol dire instabili? Vuol dire che abbiamo un nucleo o nuclide padre che, come dire, spontaneamente decade e quindi si trasforma in un nucleo di, magari anche di un altro elemento, emettendo prodotti di decadimento, emettendo qualcosa. Cos'è questo qualcosa? Sono note come, diciamo, radiazioni ionizzanti, dopo vi spiegherò perché ionizzanti, e le categorie principali sono alfa, beta e gamma. Adesso questi nomi possono sembrare un po' particolari, ma è perché per ragioni storiche, quando furono scoperte, non si sapeva cos'erano, e quindi si sono scelte tre lettere, come dire, un po' a caso, ecco. Le particelle alfa non sono altro che nuclei di elio, e quindi abbiamo sostanzialmente con un decadimento alfa che un nucleo si divide in due pezzi, uno nucleo di elio e l'altro tutto quello che resta dal nucleo di partenza, mentre per quanto riguarda i decadimenti beta ne abbiamo di due tipi, beta meno e beta più, e i raggi beta altro non sono che elettroni nel caso del decadimento beta meno e positroni nel caso del decadimento beta. Con i decadimenti beta abbiamo all'interno del nucleo una reazione nucleare che può essere per il beta meno la trasformazione di un neutrone in un protone e viceversa per il beta più un protone che diventa un neutrone. E quindi qui cambiamo anche qui l'elemento chimico, cioè creiamo un elemento chimico diverso da quello di prima. Per quanto riguarda il decadimento gamma, invece, gamma altro non sono che fotoni, radiazione elettromagnetica molto energetica. E questa si ha quando un nucleo, come dire, un livello eccitato di un nucleo si disecita emettendo appunto radiazione. Come vi ho detto prima, radioattività, si chiama radioattività, tra parentesi, piccola curiosità, perché è la attività del radio, in quanto fu il primo elemento scoperto ad avere questa particolare proprietà. Cosa si intende come attività? È una grandezza fisica che indica il numero di decadimenti che si hanno al secondo. Perché usiamo questa grandezza? Perché la radioattività è un fenomeno probabilistico, non sappiamo quando un nucleo decadrà. Sappiamo solo che in un certo lasso di tempo
lasso di tempo avremo una certa percentuale dei nuclei che abbiamo che saranno decaduti, secondo una legge quindi esponenziale. È utile per questo considerare il tempo di dimezzamento come, come dire, indicazione di quanto un nucleo ci mette a decadere. Per esempio, se abbiamo al tempo zero 10 grammi di una sostanza radioattiva, dopo che passa un tempo di dimezzamento ne saranno rimasti 5 grammi e così via, sempre scendendo e dimezzandosi. Questo è interessante perché se qualcosa di radioattivo può essere problematico, basta aspettare sufficientemente tempo e quel rifiuto, diciamo, non sarà più problematico, o perlomeno sarà molto meno problematico. Andatevi a trovare un altro rifiuto che lasciato lì da solo, come dire, non è più un rifiuto per i fatti suoi. Adesso, qual è il problema delle radiazioni sostanzialmente? Che cosa fanno con la materia? Come faccio a fermarle? Per le radiazioni alfa è abbastanza semplice, sono particelle grosse e sono particelle cariche. Quindi, come diceva Davide prima, si respingono, c'è la repulsione coulombiana sostanzialmente tra i loro protoni e elettroni e quelli del materiale, quindi basta sostanzialmente un sottile foglio di carta, e se tu hai una particella alfa, con quel foglio di carta la fermi. Quindi se c'è qualcuno che ti spara contro particelle alfa, ti basta mettere davanti un foglio di carta e sei a posto. Per quanto riguarda particelle beta, beta più, beta meno, quindi elettroni e positroni, è un po' più complicato, nel senso che sono più piccole, sebbene cariche, quindi un po' più penetranti. E quindi per schermarsi serve qualcosa di un po' più spesso, tipo, non so, una piastra di metallo. Ti metti una bella armatura medievale e sei a posto. Per quanto riguarda le radiazioni gamma, invece, qui sì, queste sono molto penetranti e quindi servono, come dire, ingenti spessori di cemento. Ed è per questo che... quando bisogna schermare radiazioni di questo tipo, anche in qualsiasi ambito, si usano muri di cemento molto spessi, ecco. Per quanto riguarda la pericolosità, invece, bisogna fare dei distinguo, nel senso che è vero che le particelle alfa si fermano subito e quelle gamma sono molto penetranti, però appunto proprio perché le gamma sono molto penetranti, come dire, se ti arrivano addosso, ti attraversano e poca della loro energia la rilasciano dentro di te. La maggioranza continua ad andare avanti e ti dà, quindi, tutto sommato, non così tanti problemi. Invece, le particelle alfa, se ti arrivano all'esterno, ok, si fermano nei primi di pelle, ma rilasciano lì tutta l'energia. E, caso peggiore, se dovessi, come dire, malauguratamente ingerire un materiale che decade alfa, quello sarebbe la condizione peggiore, perché rilascerebbero tutta l'energia all'interno del tuo corpo. Al contrario di quanto riguarda la radiazione gamma, e questa è la differenza tra irraggiamento interno o esterno. No, ho parlato fino adesso di, come dire, radiazioni e loro possibile pericolosità, e vi ho accennato al fatto che stiamo parlando di radiazioni ionizzanti perché hanno sufficientemente energia per strappare gli elettroni dagli atomi sostanzialmente, e questo fa sì che si possano rompere molecole, per esempio. E quale molecola è più importante alla vita del DNA? Quasi domanda retorica, ok. Quello che infatti possono fare le radiazioni ionizzanti è appunto o direttamente o indirettamente portare a ionizzazione di atomi del DNA, delle molecole che compongono la macromolecola del DNA, e quindi portare a un'insorgenza di mutazioni nel DNA. Per misurare questi effetti abbiamo un paio di grandezze dosimetriche. Abbiamo la dose assorbita, che misura quanta energia viene rilasciata per unità di materia. Però diversi tessuti del nostro corpo hanno risposte diverse, alcuni sono più sensibili, altri meno. Così come alcune tipologie di radiazione, come vi ho più o meno accennato prima, alcuni sono danno effetti maggiori, altri minori. Quindi è utile definire una dose efficace, misurata sempre in joule su chilo, che però tiene conto anche di diversi fattori correttivi di tutti questi effetti. Detto ciò, vorrei ricordare che comunque il DNA ha anche meccanismi, direi, molto efficaci di autoriparazione. Quindi ciò non vuol dire che qualsiasi minima rottura nel DNA poi sarà problematica, anzi. E questo perché in realtà noi...
lo dirò meglio dopo, ma siamo sostanzialmente immersi quasi sempre, anzi sempre, in un ambiente che è radioattivo naturalmente. Però prima, riguardo gli effetti sulla salute, si dividono sostanzialmente in deterministici e probabilistici. Gli effetti deterministici sono sostanzialmente quelli che si hanno ad alte dosi di radiazione, quindi quando si è sottoposti a un campo di radiazione molto elevato, e questi sono effetti a soglia, ovvero sotto una certa soglia di dose, che è intorno ai gray, forse cioè adesso all'incirca, non si ha nessun effetto, poi dipende, questa soglia ovviamente dipende dalla tipologia di effetto, mentre sopra poi abbiamo un aumento dell'incidenza che è proporzionale, non direttamente, ma proporzionale alla dose assorbita. E questi sono quindi danni certi, al di sopra di una certa soglia. Se invece scendiamo sotto una certa soglia, la situazione si complica, perché gli effetti sono probabilistici. Perché a basse dosi gli effetti sono probabilistici? Perché, come vi dicevo prima, il DNA un po' si ripara e un po' la radiazione può, come dire, danneggiarlo. E quindi c'è un bilanciamento tra i due meccanismi, e questi... E se prevale il danneggiamento delle radiazioni, può esserci sostanzialmente un'insorgenza del numero di tumori. Ecco, questa, soprattutto alle basse dosi, è... Allora, se le dosi sono maggiori di 100 millisievert, allora, ok, nel senso è sperimentalmente provato che si ha un certo aumento dell'insorgenza di tumori, intorno a qualche punto percentuale. Invece, a dosi più basse, la situazione... Come dicevo, è molto complicata, perché l'incidenza spontanea di tumori nella popolazione, dovuta a un sacco di altre cause, è così più grande dell'effetto che potrebbero avere le radiazioni, che l'effetto appunto delle radiazioni non è misurabile. E quindi non possiamo sapere in questo regime se le radiazioni sono pericolose, se c'è una soglia o non c'è, e quindi... essendo a conoscenza di ciò, si fa un'ipotesi peggiore, diciamo, per essere più sicuri possibile in radioprotezione, e quindi si ipotizza che la radiazione sia lineare, quindi a prescindere di quanto la dose di radiazione sia bassa, si ipotizza che si possa comunque avere un danno. Questo per proteggere, per esempio, chi lavora con le radiazioni o chiunque abbia a che fare con le radiazioni. E, come dicevo, però noi siamo immersi sempre in un ambiente radioattivo, perché la maggior parte dei nuclidi, come vi dicevo, sono radioattivi, e quindi quindi in ogni posto esiste un certo fondo di radioattività naturale, che in Italia è circa 3,1 millisievert all'anno. E 3,1 millisievert all'anno in media vuol dire che ci sono posti in cui è inferiore e posti in cui è molto superiore. E in realtà nel mondo ci sono posti in cui è grandemente superiore, cioè ci sono posti in cui è tranquillamente 10 millisievert all'anno, o fino a 100 millisievert all'anno. E anche in questi posti qui studi epidemiologici non hanno rilevato un'incidenza maggiore di tumori o simili, e quindi questo un po' ci rassicura, diciamo, sulla pericolosità effettiva delle radiazioni. E qui avete una carrellata delle varie fonti che contribuiscono al fondo di radioattività naturale. Abbiamo il radon, che è un gas radioattivo, forse l'avete già sentito, che si trova spesso negli spazi chiusi e poco areati, tipo le cantine o simili. Poi abbiamo un buon contributo dovuto a la nucleare, quando fate una lastra, radiologia e simili. Poi abbiamo un contributo del terreno e del cibo, perché se una buona parte degli elementi dei nuclei è radioattiva, abbiamo che anche tra quelli che compongono il terreno o tra quelli che mangiamo, anche quelli sono radioattivi. Poi abbiamo una componente della radiazione cosmica, ovvero particelle molto energetiche che arrivano dallo spazio e che non vengono completamente fermate dall'atmosfera, e quindi anche quelle danno un contributo di radiazione, tanto che più sali in quota, diciamo, più dose prendi per la radiazione cosmica. E infatti i piloti d'aereo e gli hostess,
le hostess, sono considerati lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti al pari di un come dire, ingegnere nucleare che lavora in una centrale nucleare, perché anche loro prendono una certa dose di radiazione e devono essere controllati. E poi abbiamo contributi molto piccoli dovuti ai test nucleari in atmosfera, all'incidente di Chernobyl. Adesso, per darvi qualche numero e per farvi divertire un attimo, le banane sono radioattive sì, perché contengono potassio, molto poco, però a sufficienza per usarle come, diciamo, metro di misura delle radiazioni, invece che i sievert. Ecco, giusto qualche esempio, dormire accanto a qualcuno, dato che ogni cosa che è radioattiva ci dà una dose di meno di una banana, così come un anno vicino alla centrale nucleare. Poi abbiamo un po' più dose per i controlli di sicurezza in aeroporto, radiografie, i voli in aereo, come vi dicevo, sono, danno una certa dose di radiazione, o le applicazioni mediche, come fare un attacco, eccetera. E tutti questi sono di gran lunga inferiori alla dose che vi ho detto, a cui si ha evidenza dell'aumento sperimentale del rischio di tumore, ovvero i 100 millisievert di prima. Giusto per darvi qualche esempio. Passiamo adesso ai rifiuti radioattivi, che si dividono sostanzialmente in rifiuti ad alta attività e a media e bassa attività. Attività, ovvero quanti decadimenti al secondo ci sono. Ecco, i rifiuti ad alta attività sostanzialmente sono solo quelli derivanti dalla produzione di energia, ovvero dal combustibile esausto dei reattori nucleari. Come dicevano già prima i miei colleghi, sono molto pochi. Quanto pochi? Qualche esempio ve l'hanno già fatto, ve ne faccio un altro che è interessante. Se io durante, o ognuno di voi, una persona durante tutta la propria vita usasse esclusivamente energia da fonte nucleare, i rifiuti che produrrebbe in tutta la sua vita, se tutta l'energia fosse da nucleare, starebbero in una lattina da 33 centilitri. Quindi sono davvero quantità molto molto piccole. E tra queste, la maggioranza, come potete vedere dal grafico a torta, è uranio che si potrebbe riutilizzare in reattori di nuova generazione, o comunque non è granché radioattivo. Tra il resto, la maggioranza sono fissioni stabili, che quindi non sono radioattivi, che non hanno problemi. Il plutonio, che si può riutilizzare anche quello come combustibile. Quelli problematici sono quelli che ho evidenziato con le parentesi rosse, che sono quelli a come dire, tempi di vita più lunghi. Per quanto riguarda invece i rifiuti a bassa e media attività, sono per esempio materiali che sono stati contaminati, come guanti, camici, eccetera, o materiali da costruzione, quelli più vicini al nucleo del reattore. Questi però, i rifiuti a media e bassa attività, non derivano solo dalla produzione di energia, anzi, una buona parte deriva anche da applicazioni diverse delle tecnologie nucleari, e sono molteplici, per esempio applicazioni industriali. Non so, basti pensare all'estrazione di minerali, che può portare a una concentrazione di elementi radioattivi, per esempio negli scarti di produzione, che quindi devono essere gestiti come rifiuti radioattivi. O, non lo so, la medicina nucleare, ci sono svariate tecniche come la TAC che ho menzionato prima. O altrimenti applicazioni di ricerca, laboratori di ricerca, che anche quelli, se ricercano le radiazioni, producono quel tipo di rifiuti. E come li gestiamo? Allora, i rifiuti ad alta attività, quindi il combustibile nucleare esausto, ha detto, c'è di nuovo la lattina, che è molto poco. Prima di tutto, appena uscito dal reattore, lo mettiamo in piscine per fare in modo che si raffreddi e parte della radioattività decada. Poi può essere spostato in depositi temporanei, come quello che vedete immagine al centro, che è un deposito in Svizzera, e anche qui, per farvi notare quanto poche sono, questo deposito contiene tutte scorie prodotte dalle centrali svizzere, che sono 4 o 5 se non sbaglio, dall'inizio dell'industria nucleare svizzera ad oggi. Quindi, non so, dal 1970 ad oggi. Ecco, questi depositi sono temporanei, che questi rifiuti saranno radioattivi per migliaia e milioni di anni, come abbiamo detto anche in precedenza, e quindi una possibilità già in esistenza, diciamo, sono depositi geologici profondi, come quello di Onkalo in Finlandia, in cui è possibile stoccare questi rifiuti in conformazioni geologiche estremamente stabili, e che quindi
possiamo essere ragionevolmente sicuri, piuttosto sicuri, che rimangano lì senza problemi per appunto migliaia o milioni di anni. Perché possiamo essere così sicuri? Allora, ci sono ovviamente un sacco di studi geologici, ma per darvi un'idea, nel mondo esiste un sito in Africa, nel centro dell'Africa, in cui c'è stato un, come dire, le condizioni geologiche per far nascere un reattore a fissione naturale, ovvero in quella zona l'uranio si è concentrato a sufficienza da far sì che iniziasse la reazione a catena. Ecco, questo perché si sa? Perché al giorno d'oggi in quella zona sono ancora presenti, come dire, i rifiuti, i prodotti, gli elementi di fissione prodotti dalla reazione, e sono presenti in quel posto e non si sono mossi da 1,7 miliardi di anni fa. Quindi adesso possiamo essere ragionevolmente, possiamo supporre ragionevolmente che con studi geologici, eccetera, possiamo trovare zone del pianeta che restano dove sono senza problemi per milioni di anni. Per quanto riguarda la gestione di rifiuti a bassa e media attività è molto più semplice, nel senso che decadono in qualche centinaio di anni. Quindi è sufficiente un deposito, come dire, superficiale o poco profondo, in cui isolarli, stoccarli, lasciarli lì per appunto circa 300 anni, dopo il quale non saranno più radioattivi e quindi quel deposito sarà completamente agibile senza problemi. A sinistra vedete una mappa di questo tipo di depositi in Europa, ce ne sono un po' dappertutto, purtroppo tranne in Italia, a cui servirebbe anche un deposito di questo tipo, e se ne è parlato, probabilmente non so che notizia sulla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per il deposito nazionale italiano, perché qui in Italia si dovrebbe ancora scegliere dove costruirlo, e anche noi, sebbene non abbiamo più centrali nucleari, ci serve sia per i rifiuti a bassa e media attività prodotti dalle centrali nel periodo di operazione, sia per i rifiuti di altro tipo, di tipo medicale o industriale, che abbiamo prodotto e stiamo continuando a produrre, e vanno gestiti. Al centro potete vedere un esempio di uno di questi depositi, che è quello dell'Aube in Francia. Ah sì, giusto, molto velocemente, qui a destra lo schema del deposito nazionale italiano con ciò che abbiamo già definito più o meno come difesa in profondità, ovvero vari, come dire, involucri di protezione per assicurare la maggior sicurezza possibile. Molto velocemente, dato che mi hanno già parlato Alessandro e Davide, il combustibile, io ho impostato tutto il mio discorso sulle tecnologie più usate fino ad oggi, ma in realtà oggi si fa parte del riprocessamento del combustibile, quindi permetterebbe di ridurre ancora i volumi e le problematiche della gestione, senza contare i reattori veloci di quarta generazione che potrebbero appunto bruciare il combustibile prodotto finora dai reattori esistenti. Ecco, vorrei fare due parole sulla fusione nucleare, nel senso che è un'applicazione molto interessante, molto bella. Io lavoro faccio ricerca in un gruppo che si occupa anche di fusione nucleare al Politecnico di Milano. E ecco, appunto, la fusione è sostanzialmente ricerca, non esiste nessun impianto a fusione nucleare per produrre energia. Perché? Perché è complicatissimo, cioè è cercare di fare un sole sulla Terra. E anzi, è così complicato che ancora non è definitivo quale sia il modo migliore di farlo. Se tenere questo plasma molto caldo, confinato con campi magnetici, quindi confinamento magnetico e iter che è già stato citato in precedenza, o tramite confinamento inerziale, ovvero sparando laser potentissimi su una pallina di deuterio e trizio per far sì che avvenga la fusione. Ecco, tutte queste applicazioni sono nell'ambito della ricerca e ancora hanno molti, molti anni prima che siano disponibili. Giusto per darvi un'idea, ITER non è una centrale, nel senso che non si pone l'obiettivo di produrre energia elettrica, si pone solo l'obiettivo di produrre
più energia da fusione, quindi più energia prodotta, diciamo, ma non energia elettrica, cioè energia, come dire, termica da fusione prodotta rispetto a quanta ce n'è in ingresso per far funzionare la macchina. Quindi prima di arrivare a una centrale che davvero produca energia elettrica ci sono passi tecnologici enormi da fare. È un argomento estremamente affascinante, nel senso potrei stare qui a parlare per ore, ma forse è meglio no. E questa era la mia ultima slide. Fammi togliere la coesione. Eccomi qua. Beh, grazie Davide, a Davide tutti e due. Io sono riuscita nel frattempo a fare i miei traslochi sempre con le cuffiette in testa, non mi sono fatta vedere proprio per evitare. Direi che è stato veramente tutto molto interessante. Io credo che ci saranno delle domande a questo punto, no? Qualcosa era rimasto in sospeso da prima, forse per dire la verità già qua, gli interventi successivi a quelli di Alessandro forse possono aver dato qualche risposta, però in caso partiamo eventualmente da quelli e poi se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa lo scrive, va bene ragazzi, coraggio che avete qui veramente a disposizione quattro persone veramente interessanti che hanno detto tante cose interessanti appunto e quindi approfittiamo. Allora Riccardo, oggi Riccardo è scatenato, bene. Riccardo pazzesco. Ah, qui ci chiedono orientamento sul... molto interessante. E decidete allora, voi chi risponde, io... Nel vostro percorso... Della aspetta, aspetta un attimo, facciamo così. Vai, direi di fare una cosa di questo tipo. Prima di rispondere alle domande un po' più tecniche, poi di rispondere alle domande quelle sull'orientamento. Direi che quelle più tecniche siano più sì, interessanti in generale. Allora, ce n'è una. Le armi all'uranio impoverito hanno una componente radioattiva? Se sì, dato che ce ne sono molte nel Mediterraneo, è considerabile un problema ambientale? Chi vuole rispondere? Davide, aspetta, non ti si sente? Non so se hai il microfono che non... No, nel senso, era attivo il microfono, Davide, ma non ti si sentiva, non so perché. Ok, allora, c'è una cosa. Non so se vuoi rispondere tu, Davide, su questa, se non rispondo io, aspettando Davide lo Iacono che accende il microfono. Sì, ora mi sentite. Okay, perfetto. Vai. Scusate, è che ogni tanto il computer decide automaticamente da solo di cambiare microfono e quindi si perde l'ingresso. Allora, io volevo, prima di rispondere, chiedere a Raffaele, farei io una domanda a Raffaele, nel senso che quando tu dici che ce ne sono molte nel Mediterraneo, bombe nucleari? No, armi all'uranio impoverito, no, sono bombe nucleari. È un'altra storia. Sì, è vero. Cioè, l'uranio impoverito viene utilizzato per fare dei proiettili. Sì, no, se volevo un attimo avere chiara la situazione per non entrare in strade che non c'entrano con la domanda. Allora, la questione è, il problema della radioattività, tra virgolette, non è un problema perché, come ha sottolineato ampiamente Davide, è un problema radioattivo. È un problema naturale, è una questione naturale, quindi non è più un problema. L'uranio impoverito, in quanto uranio e in quanto materiale pesante, di base ha una radioattività presente che non è trascurabile. Si misura non è tantissima, tant'è che l'uranio impoverito viene utilizzato anche nelle galee delle barche, perché essendo abbastanza massivo permette di dare densità alla struttura. Sì, tra parentesi, sapete perché si usa l'uranio impoverito per i proiettili? Raffaele, non sono un armaiolo, non lo so. Che domanda. Perché è uno dei materiali più densi che esiste, pesantissimo, e quindi ha un sacco di, come dire, potere di impatto se lo spari contro qualcosa. Quindi riprendendo le radiazioni, ecco. Sì. Non è tanto un problema di radioattività il fatto che ci siano armi disperse in giro, ma è più un fatto che in quanto attività umana in passato, ma continuiamo a farlo, di base abbiamo lasciato un po' di schifo in giro.
diventa un problema di gestione di materiali lasciati, non è un problema di gestione di materiale prontamente radioattivo. Quindi questa domanda, la prossima volta trovi un ingegnere ambientale e gli dici: ma so che l'umanità ha fatto questi casini, tu in quanto ingegnere ambientale come pensi di risolverli? Altre domande... a rispondere a qualche domanda sul... Credo che Raffaele stesse dicendo qualcosa, non lo so, visto che muove la... No, è stato che ho sentito questo momento di silenzio e ho detto, boh, cioè, la mia domanda è finita, quindi continuate con le prossime. Ok, ok, sì, sì, no, c'hai ragione. C'è qualche altra domanda più tecnica su altre questioni che abbiamo affrontato? Ne abbiamo affrontate tante, effettivamente. Sembrava parte il momento open day in cui... Esatto. Diciamo quanto è bello essere ingegnere nucleare. Beh, magari... Facciamo partire in parte il momento Comitato Nucleare in Ragione, giusto per far sapere che tutti noi tre, io, Davide e Alessandro, facciamo parte di un'associazione che fa divulgazione in ambito nucleare. Quindi se avete curiosità, se siete interessati, potete seguirci o dare un occhio alle nostre pagine social, Facebook, Instagram, quel che vi pare. E quindi se avete anche qualche domanda dopo, lì ci trovate. Oserei aggiungere che visto che vi approcciate a dover creare probabilmente un percorso multidisciplinare per l'esame di Stato, c'è il blog dove c'è un sacco di materiale riguardante tutte le tematiche nucleari, quindi potrebbe essere una buona fonte su cui trovare degli spunti. Beh, molto interessante. Potete magari lasciare il nome della... Mando direttamente il link del blog in chat. Ma forse meglio. Sì. Ok. Direi di sì. Va bene, io magari posso iniziare a rispondere alle domande, parzialmente alle domande sull'orientamento, poi aggiungete qualcosa voi. Bene. Allora, riguardo i percorsi prima della magistrale e se rifaremmo la stessa scelta, eccetera, allora, io personalmente ho fatto ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie in triennale e poi ho cambiato a ingegneria nucleare alla magistrale e sono estremamente contento della mia esperienza di studio nell'ingegneria nucleare al pubblico. Probabilmente si è notato, ma come dire, questi argomenti per me sono estremamente interessanti e come dire, mi sono divertito parecchio, quindi rifarei sicuramente la scelta di studiare ingegneria nucleare. Scusate un attimo, allora c'era una domanda di Marilena Vosca, l'ingegner di Barbara che ha alzato la mano. Non so se l'ingegner di Barbara voleva semplicemente rispondere a questa domanda, oppure se voleva fare qualcos'altro. C'è il microfono muto. L'ingegner di Barbara è muto. Eccoci, okay. Mi sentite? Sì, sì, bene. Ecco, volevo solo fare una domanda perché mi interessa personalmente perché l'ho vissuta. Volevo sapere, io ho partecipato a fare le pompe primarie della centrale nucleare francese di Superphénix, attualmente chiusa perché clamorosamente a suo tempo era caduto il tetto per il peso della neve, una cosa del genere. Però ho partecipato anche al processo, perché ho partecipato per la progettazione e la fornitura di centinaia di motori sull'arricchimento, si chiamava Superphénix perché riciclavano il materiale fissile prodotto, in un posto in Francia che si chiamava Eurodif, il progetto si chiamava Eurodif. Volevo sapere se sapete qualcosa, perché questi francesi avevano una fantasia terribile, avevano questa idea, che poi l'hanno realizzata, di riciclare arricchendo l'uranio con centinaia di motori accoppiati a compressori fatti in Italia. Ne abbiamo fatti centinaia e centinaia di compressori messi insieme con motori elettrici, che poi non so cosa diavolo succedeva, ma veniva riciclato il materiale prodotto. Voi ne sapete qualcosa di questi due impianti, di questo progetto Eurodif? Allora, cose costruite, fatte? Eurodif era, se non ricordo male, un impianto di arricchimento del combustibile, ma credo sia stato spento nei primi
anni dopo il 2010, 2011, 2012, perché ne hanno costruito uno accanto. Giusto una piccola parentesi, è una struttura che trasforma, che utilizza l'uranio come minerale, fa in modo di trasformarlo in, in combustibile. Però come questo fosse collegato alla generazione di nuovi combustibili, perché credo fosse questa la domanda, non credo di saper rispondere, o meglio, non so nulla a riguardo, quindi eviterei di entrare in tecnicismi. Ok, grazie, era solo per mia curiosità. E poi invece c'è un'altra domanda di Marilena Vosca. In Italia dove sarebbe sicuro costruire un impianto nucleare, essendo un territorio abbastanza colpito da scosse sismiche? Parlo io perché ce l'avevo nella presentazione, gli impianti. Ok. Allora, la questione è che è una struttura di un impianto nucleare, è una struttura di base antisismica, quindi potenzialmente costruita per sopportare i terremoti. Classico esempio, lo riportiamo, è quello di il Giappone. Il Giappone ha un incredibile numero di centrali nucleari, nonostante sia un territorio geologico molto più instabile del nostro. La parte interessante è che la struttura impianto nucleare è costruita per entrare automaticamente in sicurezza quando sente la presenza di un terremoto. Quello che noi ingegneri nucleari chiamiamo SCRAM. Le barre di combustibile che vi ho citato precedentemente, non so se ricordate, che sono quei materiali che assorbono neutroni, nel momento in cui avviene percepita la presenza di un terremoto, entrano rapidamente nel reattore, assorbono tutti i neutroni, la reazione nucleare si spegne. La domanda successiva è, visto che mi stai parlando di queste cose, poi a Fukushima è successo quel che è successo, perché è successo? Giusto una piccola parentesi, così diamo qualche altro spunto di riflessione. Nella centrale di Fukushima non è stato il terremoto, che credo sia stato il secondo o il terzo più potente mai registrato all'interno del Giappone come terremoto, a causare l'incidente, ma è stata la successiva onda anomala che era dell'altezza, no, evito di dire i numeri, se no faccio confusione nella mia mente, era un'onda di tsunami particolarmente importante, che ha essenzialmente allagato quello che è l'interno del reattore nucleare, portando poi a una conseguenza disastrosa che già conoscete. Questo avviene perché in realtà i reattori nucleari non sono in grado di sostenere il tsunami? No, non proprio. Il problema è che, essendo una delle onde di tsunami più grandi mai percepite, viste dall'umanità, i reattori erano costruiti in modo tale da sopportare quelle che invece erano conosciute. Quindi questo è il problema che c'è in base tra conoscenza dell'attività naturale, di come si sta evolvendo rispetto anche ai cambiamenti climatici e come dobbiamo correre al riparo non solo per il nucleare ma per tutto, perché questi cambiamenti climatici stanno portando a fenomeni sempre più estremi. Se posso aggiungere una cosa veloce sul in Italia dove sarebbe sicuro costruire un impianto nucleare, spero che non hanno troppi problemi, perché resistono anche a terremoti le centrali nucleari, ma ovviamente magari evitiamo di costruirle dove i terremoti ce ne sono tanti. E in questo ci sono zone anche d'Italia che sono molto meno sismiche di tutto il resto, oppure quasi per nulla sismiche, quindi di zone ce ne sono non poche. E in realtà in Italia c'erano 4 centrali costruite appunto in zone che non avevano grandi problematiche da questo punto di vista. Alessandro, ci sei ancora o ti abbiamo perso? Bene, Alessandro probabilmente è impegnato. No, no, ha detto che ci sono. Sì. Giusto per continuare a moderare i... Ci sono ancora delle domande, voi che avete la chat, perché io appunto non riesco a leggere. No, ok, allora le domande sulle cose tecniche sono state esaurite, ok? Anzi, se avete qualche altra curiosità tecnica, scrivetela pure. Anzi, se... Ok, perché sono necessarie temperature così alte per la fusione nucleare? Lascio volentieri la domanda ai fisicisti, che sono Davide e Davide. Vi dico un paio di cose molto facili sulla fusione. Allora,
Il problema è che nel Sole la fusione avviene tra idrogeno e idrogeno, cioè proprio non deuterio e trizio, proprio idrogeno. Per avvenire questa però necessita, diciamo, di condizioni estreme, pressioni elevatissime. Nel centro del Sole c'è problema, c'è un sacco di idrogeno, un sacco di massa, la gravità lo tiene insieme. Sulla Terra non possiamo usare la gravità per tenere insieme un plasma, per far avvicinare sufficientemente gli idrogeni. E non possiamo perché, come dire, non possiamo fare un Sole sulla Terra, non ha senso. E quindi ci serve un altro modo, diciamo, un qualcosa che sia più facile da far avvenire. Anche le probabilità, diciamo, di far interagire idrogeno e idrogeno sono estremamente più basse, a parità di condizioni, di quelle tra deuterio e trizio. Deuterio e trizio li abbiamo scelti proprio perché è più facile farli interagire. Come direbbe un ingegnere nucleare, hanno una sezione d'urto più alta, una probabilità di interagire più alta. E per fare questo, per farli interagire, sono comunque due particelle cariche positivamente. Come dicevamo prima, provaci tu ad avvicinare due particelle cariche positivamente, ma non avvicinarle, non so, a un metro di distanza, a un centimetro, a un millimetro, no. Cioè, avvicinarle alla distanza tra due nuclei, cioè devono toccarsi i nuclei. Vi ricordate Davide che ha detto che un nucleo è grande 10 alla meno 14 metri? Cioè, ce ne vuole di energia per avvicinarli così tanto. Come gliela diamo questa energia? Con la temperatura. Anzi, qui sulla Terra, dato che la pressione che abbiamo per confinare queste particelle è minore, dobbiamo dargli ancora una temperatura ancora più elevata di quella che c'è nel centro del Sole, pensateci, per far sì che si avvicino e si tocchino. E questo è solo uno dei, come dire, problemi, delle sfide tecnologiche che va incontro l'idea di voler realizzare la fusione nucleare qui sulla Terra. Ce ne sono svariate, tra cui un plasma come lo confino. Se lo confino comunque è un plasma, quindi particelle cariche che vanno da tutte le parti e non si sa cosa fanno, è uno dei sistemi da studiare, utilizzare, più complessi che esistano al mondo, cioè è tutta una questione. E in più hai magneti intorno superconduttivi e quindi hai qualcosa a miliardi di gradi lì dentro e poi appena fuori hai cose che devono stare a quasi 0 gradi Kelvin. È un sistema estremamente complesso dal punto di vista fisico, tecnologico, ingegneristico, qualsiasi cosa. Ed è per questo che già non so quanti anni ci si prova, si sono fatti un sacco di progressi, ci si continua a provare, ma servirà ancora tempo. Bene. Forse sono finite le domande. Posso dire una cosa? Sì, prego. Ecco, lo dico agli studenti, attualmente studenti, che fra poco non lo saranno più e accederanno all'università, parlo dei studenti del liceo, ma lo dico anche ai tre bravissimi ingegneri nucleari. Io non sono nucleare, sono elettrotecnico, adesso non so come si chiama, laureato a Trieste nel lontano, non mi ricordo. Però parlo da sì, girava l'anno 1970 e qualcosa. Ecco, posso dire questo. Queste sfide di cui si parla per la fusione, ma in generale le sfide, io visto da lontano, avendo passato tante esperienze di lavoro, ma proprio anche ingegneristico, di tutti i tipi, meccanico, elettrico, nucleare, di qualsiasi cosa in pratica, per l'applicazione che facevo, perché facevo applicazioni di motori e generatori elettrici. I motori e i generatori elettrici vanno dappertutto, su qualsiasi impianto. Di conseguenza conosco anche perfettamente, ho visto l'ultima centrale nucleare che ho fatto, si chiama quella di Loviisa, in Finlandia, che è parente stretta di Chernobyl, una centrale russa di quella epoca lì, dove stanno rifacendo tutti i motori ausiliari per il pompaggio delle diverse usi. Vi dico solo questo, non abbiamo paura di accettare le sfide, anche se sono da 150 milioni di gradi, e si devono fare il litio, metterlo anche in cucina,
per litio liquido, per raffreddare, per fare superconduttori, eccetera. Metteteci l'entusiasmo, è una cosa che mettendoci l'entusiasmo, la voglia di fare, ci si arriva normalmente a cose che uno manco immagina. Poi ricordiamoci che siamo italiani, e gli italiani si distinguono dagli inglesi, che conosco molto bene, dai tedeschi, eccetera, perché non gli manca mai la fantasia. No, imboccano sempre strade che l'americano per parlare, io parlavo con 10 esperti americani contemporanea, ognuno aveva la sua super specialità, no? E io facevo un po' di tutto, perché in Italia siamo fatti così. Andiamo avanti, non abbiate paura, voi che dovete iniziare la strada e voi che la state continuando piano piano. Non abbiamo paura nelle sfide, mettiamoci l'entusiasmo che ci si arriva a delle cose che uno manco immagina. Ricordiamo che siamo italiani, che non è male. Ah no, grazie. Assolutamente, è importantissimo e sono completamente d'accordo, e soprattutto nella fisica nucleare un sacco di grandi nomi sono italiani, basta pensare a Emilio Segre, a Fermi, ce ne sono un'infinità. Si può dire che parte della fisica nucleare sia nata in Italia. E tra parentesi, l'Italia è stata una delle prime nazioni ad avere, come dire, centrali nucleari e ad usarle per la produzione di energia. All'inizio era tipo non mi ricordo se la seconda nazione del mondo per l'uso dell'energia da fonte nucleare. Giusto per dire che... Ah sì, aggiungo anche che un italiano laboratorio di ricerca di fisica o di qualsiasi ambito in giro per il mondo si trova, per qualche motivo si trova sempre, quindi sono completamente d'accordo con l'ingegner Di Barbara. Sì, infatti, grazie ingegner Di Barbara anche di queste parole di incoraggiamento e poi anche dette da una persona di esperienza, sicuramente. I nostri ragazzi, questi del liceo, devono appena... stanno scegliendo, qualcuno ha già scelto. Sicuramente l'intervento di oggi, secondo me, avrà aperto la visione verso altre facoltà, per esempio, chissà. E, sicuramente è stato di grande aiuto. E i nostri giovani ingegneri, appunto, hanno tutta la strada davanti, ma mi pare che siano abbastanza temerari, non penso che abbiano paura delle sfide, ecco, sicuramente. E, bene, non so se c'è qualcos'altro, credo che siamo andati ben oltre, ma questo mi fa piacere perché evidentemente tutto è stato molto interessante, i ragazzi hanno avuto da chiedere molte cose. E in qualsiasi caso comunque voi rimanete a disposizione per domande, vi potranno contattare tramite il blog che ha messo appunto Davide. E io se non c'è altro ci possiamo, non so, Alessandro, dimmi. Sì, allora volevo solo dirvi a tutti i ragazzi, ma anche a tutti i prof, contattateci pure, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo su tutti i social. Quindi se avete, anche personalmente ad esempio, contattateci proprio di persona per avere tutte le risposte che volete, le domande che volete. E per quanto riguarda invece le due domande sugli sbocchi lavorativi, volevo solo dire la mia, giusto una risposta veloce, che è comunque il mio caso. Allora, quali sono i principali sbocchi lavorativi per una laurea in ingegneria nucleare ad oggi in Italia? Allora, se ci si laurea in ingegneria nucleare bisogna non solo avere una... Cioè, bisogna avere anche una mentalità per andare all'estero, quindi bisogna anche cercare di non avere paura di andare all'estero. Una delle sfide principali, secondo me, è importante questa, proprio non solo tecnicamente, ma anche quella di andare proprio all'estero, di cercare di cambiare punto di vista. Il nucleare è una disciplina che ha tantissimi punti di vista, multidisciplinari, e questa di andare all'estero è un'apertura molto importante. In Italia si può stare nell'ambito della medicina nucleare, ci sono diversi centri di ricerca specializzati in Italia sulla medicina nucleare, poi c'è l'ambito ad esempio dei rivelatori di radiazione, importante, tutta una filiera importante commerciale di rivelatori di radiazione, anche in Italia servono sempre,
perché ad esempio, faccio per dirne una, a Gorizia, c'è l'autoporto dove c'è uno dei più grandi centri di traffico di merci in Europa, che provengono dall'Italia e dall'est Europa, e lì ci sono dei rivelatori di radiazione per controllare effettivamente che cosa sta passando e cosa sta arrivando in Italia. E poi ci sono altri ambiti oltre la produzione energetica, ok, sì, esattamente questo è quello che vi sto dicendo, cioè appunto ci sono altri ambiti in cui viene utilizzata la tecnologia nucleare. E poi, per quanto riguarda il mio percorso personale, allora io ho cominciato con ingegneria fisica, dopo che ho finito il liceo scientifico, e mi sono trovato molto bene. Ingegneria fisica mi ha dato tutte le basi, quelle più tecniche, per capire che cosa succede all'interno di un atomo, e come si deve trattare fisicamente un atomo, piuttosto che dei sistemi multiatomici. Questa cosa è una cosa molto importante. E poi ho scelto ingegneria nucleare, perché appunto già il primo giorno volevo cominciare a studiare un po' la fusione nucleare, mi era interessato più la fusione nucleare. Poi per vari motivi ho cambiato idea e ho voluto concentrarmi sulla fissione nucleare. Adesso, per dirvi adesso, io lavoro come ricercatore, quindi uno sbocco importante è sicuramente la ricerca. Ci sono diversi centri di ricerca italiani che si occupano di cose nucleari, e che ovviamente un aspetto molto importante è quello che sia da trovarsi, da interfacciarsi con l'estero, perché appunto cioè, i centri di ricerca sul nucleare sono principalmente, e non solo, in Italia ma anche all'estero. E quindi però è importante questa cosa di aprire la propria mentalità. E poi cioè, secondo voi laurearsi in ingegneria chimica in triennale è una scelta opportuna? Allora, assolutamente, Riccardo, io ti dico fai quello che ti piace, perché è la cosa principale. Non scegliere tanto sul lavoro dopo, cioè nel senso non basarti tanto sul lavoro che troverai dopo, che vorrai trovare dopo per cercare l'università, quanto più che altro su quello che ti piace adesso. Sei sì, qualche se altra domanda di questo? Molto velocemente, c'è più di un mio amico che ha fatto prima ingegneria chimica in triennale, poi ingegneria nucleare in magistrale, e si può fare, non è la scelta più streamlined, diciamo, non è la scelta più comune, però si può fare, nel senso, pensandoci prima e facendo durante la triennale determinati esami per poi avere aperto tranquillamente l'ingresso a nucleare dopo, si può assolutamente fare. No, questo è appunto un dettaglio di piano di studi molto interessante. Boh, io personalmente ti dico fai quello che ti piace, ecco. Cioè, se non scartare ingegneria chimica a priori, perché dici, vabbè, chimica, boh, non so, oppure perché, cioè, nel senso, chimica ti può piacere, quindi, evidentemente. Quindi, cioè, anzi, bene, chimica ci sta. Molto interessante. Poi, se vuoi, appunto, sentiamoci di persona, quando vuoi, per qualsiasi tipo di domanda su orientamento, eccetera. Noi siamo a disposizione anche per quello. Va bene, grazie mille. Prego, figurati Riccardo. Benissimo, infatti io ne avevo un po' parlato in classe e avevo detto, guardate che Alessandro e penso anche i suoi colleghi saranno sicuramente disponibili per qualsiasi cosa, anche per un eventuale orientamento, per curiosità, insomma. Infatti confidavo, ero praticamente esatto. Sicura, dai. Benissimo. E forse abbiamo finito ora. Sì? Adesso abbiamo finito. Sì. Adesso abbiamo finito. Benissimo. Io che dire, intanto vi ringrazio a tutti quanti, l'ingegnere Di Barbara, ad Alessandro, a Davide e a Davide. Ho avuto molto piacere di avervi avuti ospiti in questa conferenza. Mi ha fatto piacere conoscervi. E i ragazzi, ho visto che sono rimasti per una buona parte, insomma, sicuramente attenti, hanno seguito e qualcosa, anzi più di qualcosa avete lasciato in questa mattinata, e l'ho trovata molto molto interessante, molto formativa anche. E adesso noi, niente, per qualsiasi cosa sicuramente ci sentiamo, ci scriviamo, manteniamo comunque i contatti, perché noi continueremo a fare delle attività di questo tipo anche in seguito.
Io non starò ancora molto a scuola, ma insomma, ancora uno o due anni ci sono, quindi e dopo li passerà qualcun altro che avrà voglia di continuare a mantenere i contatti con voi. E quindi ci sentiremo sicuramente. Intanto vi ringrazio, grazie a tutti, bravi ragazzi di essere stati così per tanto tempo attenti, e noi ci vediamo a scuola con chi ci vediamo a scuola, e con voi buon lavoro, vi auguro una buona continuazione, un buon lavoro e una buona ricerca allora ai giovani, ad Alessandro e a Davide, e buon lavoro anche a lei, ingegner Di Barbara. Bene, se questo è tutto, io finisco la registrazione. Beh, io lavoro poi... ancora, Ah, ecco, allora buon lavoro. Sto lavorando ancora. Infatti io non ho mi detto occupando dei motori che sono installati sulla nuova portaerei italiana che non vanno bene. Ah, ecco. E noi, Trieste che è alla Spezia, ha i motori di propulsione che hanno qualche problemino. Per cui Vabbè, ma infatti io non le ho detto buon riposo, perché sapevo che comunque sta lavorando. Va bene, dai. Ok, ragazzi, Alessandro, poi ci sentiamo, anche perché ti manderò la registrazione. Va bene? Certo. Arrivederci a tutti e grazie tutti. Ancora. Arrivederci. Grazie, ragazzi. Arrivederci. Saluto anche la prof. Maria Teresa Tomasini, non so se è già andata via. No, c'è. Cioè...